Cristo risorto, buona giornata carissimi fratelli e sorelle. Lasciamo che anche oggi splenda la parola di Dio nella nostra vita e ci doni speranza e coraggio per affrontare questo giorno. Leggiamo insieme il Vangelo secondo Luca, capitolo 21, versetti 34-36. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento, pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Amen. Carissimi amici, la parola di Dio oggi splende nella nostra vita. Oggi che è sabato, l'ultimo giorno di questo anno liturgico, perché da domani inizia un nuovo anno, ma soprattutto inizia il tempo di avvento, dell'attesa del Signore. Oggi abbiamo ancora questo capitolo 21 del Vangelo di Luca che ci accompagna da parte di Gesù in questo discorso escatologico, ma soprattutto di attesa. E ci dà almeno tre indicazioni importanti da vivere non solo oggi, ma in tutto questo tempo. La prima indicazione è: state attenti. È Gesù stesso che ti dice, che dice anche a me: stai attento Luca, stai attento e fa attenzione a come vivi le tue giornate. Fa attenzione a ciò che lasci entrare attraverso i tuoi occhi, attraverso le tue orecchie, a ciò che lasci entrare nel tuo cuore. Custodisci la tua vista, custodisci i tuoi pensieri, custodisci le orecchie che ascoltano certe parole, certe notizie. Quindi la prima è un'attenzione. Il cristiano è chiamato a vigilare, a custodire se stesso, quindi la presenza di Dio, da tutti gli attacchi che ci sono. Quando usciamo di casa, quando accadono tante situazioni, tanti disagi. Secondo aspetto molto importante che Gesù ci dà e indicazione è che il nostro cuore non si appesantisca negli affanni della vita. Anche questo è importante. Noi di solito sappiamo calcolare bene il cibo, quanto cibo mangiamo o non mangiamo. Se siamo in dieta, non siamo in dieta, se abbiamo fame, se non abbiamo fame. E Gesù dice: ma il tuo cuore com'è? Quante cose lasciamo entrare nel nostro cuore? Quanti sentimenti? Quante situazioni lasciamo che entrino e appesantiscono il nostro cuore? E quindi ci rendono più deboli, ci rendono pesanti nei confronti del Signore, della fede, degli altri. E Gesù dice: non lasciate che gli affanni della vostra vita, che le corse che voi fate siano di peso e vi portino via la speranza. È importante, fratelli e sorelle. Quindi stiamo attenti, non lasciamo appesantire il nostro cuore e infine ci dice, ed è lo slogan di oggi, vegliate in ogni momento pregando. Amen. Vegliate in ogni momento pregando. Questa è la parola che ci dobbiamo portare e lasciare entrare nel nostro cuore. Vegliare significa stare sveglio, non addormentarsi. E per addormentarsi basta dimenticare che Dio è con noi. Dimenticare che Dio è la nostra forza. Dimenticare che Dio, quando lo invoco, mi può aiutare. Quando invoco lo Spirito Santo, Dio è il mio aiuto, il mio sostegno. Quando io dimentico di Lui e del suo aiuto,
ecco che sto dormendo. Come fare a vegliare? Gesù dice, prega in ogni momento. E so che molti di voi considerano questi miei commenti quotidiani come la propria preghiera, preghiera personale. Ma io sempre vi dico, attenzione, la preghiera personale è una cosa, è una relazione tra te e Dio personale, questo è un commento. Quindi, durante le nostre giornate, lasciamo che il nostro cuore gridi a Dio, invochi Dio, si elevi a Dio. Lasciamo che il nostro cuore si rivolga a Lui, con fiducia. Si rivolga a Lui pieno di speranza che Dio è fedele ed è capace di portare a compimento ogni sua promessa per te nella tua vita. C'è un episodio storico in cui tre giovani ebrei sono alla corte di Nabucodonosor, re di Babilonia, e c'è un tempo in cui il re emana un decreto che tutti devono adorare una statua. E loro non lo vogliono fare, perché chiaramente dicono noi adoriamo solo il nostro Dio, l'unico e vero Dio. Questi tre giovani vengono buttati nella fornace e nella fornace dovevano morire, perché questo era ciò che il re aveva decretato per coloro che non avessero adorato quella statua e sarebbero morti. Ma in realtà Dio li ha salvati. Le fiamme bruciavano, si alzavano e questi tre giovani lodavano Dio, lodavano il Signore. E più alzavano le fiamme, più loro erano custoditi da queste fiamme. Ecco allora questo inno che oggi leggiamo e lo facciamo nostra preghiera di benedizione. Benedire Dio quando siamo tra le fiamme, quando siamo nei problemi, quando siamo nella malattia, quando siamo nella crisi. Perché il mondo dice c'è crisi, c'è malattia, rattristiamoci, critichiamo, condanniamo, non si può vivere, non si può essere gioiosi. La Bibbia, che è parola di Dio vivente, ci dice nelle fiamme la tua bocca si elevi a Dio, la tua lingua benedica il Signore, perché Dio è capace di fare ciò che l'uomo non può fare, trascinarti fuori da questo mondo di tenebre, trascinarti fuori dai tuoi drammi. Amen. E allora leggiamo insieme Daniele 3. Benedite, figli dell'uomo, il Signore. Benedite, figli di Israele, il Signore. Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore. Benedite, servi del Signore, il Signore. Benedite, spiriti e animi dei giusti, il Signore. Benedite, santi e umili di cuore, il Signore. Benediciamo te, o Signore, in questo giorno, che sei la nostra forza, che sei la nostra luce. Io ti benedico oggi nella mia vita, Signore, anche se sono tra le fiamme, anche se sono nella crisi, nel dolore, negli affanni della mia vita. E Signore, io ti benedico perché so che sei un Salvatore potente. Tu sei il mio Redentore. Proclamo che sei la mia forza e che il tuo Spirito Santo mi guida, mi aiuta, mi fa uscire da ogni situazione di crisi. Signore, non voglio lasciare appesantire oggi il mio cuore, ma voglio guardare a te, stare attento, vigilare nella mia vita, ma soprattutto invoco il tuo nome. Spero in te, Signore. L'anima mia ti attende, perché sei davvero il mio tesoro, la mia perla preziosa. A te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, cari amici, con gioia accogliamo ciò che oggi il Signore ci ha detto. Vegliate in ogni momento pregando. Che la nostra vita sia quindi di attesa, di fiducia, di veglia, di preghiera. Non ci scoraggiamo mai. Grazie che mi avete accolto. Ci vediamo domani. Ciao.
quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Andiamo con gioia incontro al Signore. È là che salgono le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Andiamo con gioia.